Gloria a Dio e Gesù. Una buona serata. In Cristo Gesù. Stasera il farà miracoli per chi ha un bisogno. Stasera leggeremo il Salmo 17. Mentre cercate questo passo, Salmo 17, desidero pregare per tutti voi. Sempre ripeto, molte volte, che potete gustare tutte le cose se vi adoperate nella perfezione che Dio vuole in preghiera. Alcuni dicono: come facciamo a pregare se non vediamo a chi preghiamo? Io vi dico oggi, se lo volete, potete gustare questa presenza. Dio ci ha fatto a sua immagine. Quando creò con la perfezione, perciò siamo a immagine di Dio. Gesù è nato da sua madre Maria, perciò è uscito dal suo alla stessa. Tutti noi, nessuno può dire perciò, se voi non riuscite a vedere Gesù mentre pregate, visualizzate la vostra persona e riflettetela nel vostro pensiero mentre pregate davanti a voi e inginocchiatevi davanti alla presenza di Gesù. Con il vostro pensiero potete immaginare Gesù così, semplice. Guardate i piedi di Gesù, inginocchiate. Se volete potete chiudere gli occhi, perché la mente non ha bisogno di occhi aperti. La mente fa ciò che voi immaginate. Se voi guidate la vostra mente, la potete dirigere come volete, l'obiettivo che volete raggiungere da oggi in poi. Perciò inginocchiamoci tutti insieme. Padre Santo, in questo momento ti vogliamo lodare, ringraziare e benedirti tutti i giorni della nostra vita.
Grazie Padre che stasera siamo qui. Qui, Padre, davanti al tuo figliolo Gesù. Ci inginocchiamo davanti a lui, davanti ai suoi piedi. Tutti insieme. Che hanno